La mia dolce figliola, mamma! Lasciami andare dalla mia ragazza, c'è spoglio spelacchiato! Oh no! Devi andartene, Wayne! Lily, non dimenticare il tuo papà! Ah, e se n'è andato finalmente, ora passiamo a noi! L'intera stanza è avvolta ancora dai suoi fumi! Finalmente posso guardare i miei video preferiti di True Mocky Talkie in pace! Oh no, non il mio patrigno! Ah, potrei dormire per sempre! Il minimo ricordo di Wade mi fa arrabbiare! È molto meglio ora! Oh, Claude sta atterrando! Ogni anno che passa lo odio di più! È l'ora del calcio! Lo tollero solo per via di mia madre! Ehi, stavo guardando io! La mia squadra preferita ha raggiunto la Champions League, brutta ragazza! Non osare sfidare tuo padre! Tu non sei mio padre! Facciamo una spuntina! Che schifo! Oh, la mia pazienza sta finendo, non ce la faccio più, brutta erbaccia! Senti chi parla, Pippi Calzelunghe! Ehi tu, camomilla riccia! Prova a dirlo ancora! Cari, come state? Stiamo guardando il calcio insieme, mangiamo popcorn! Non è vero! Come vuoi! È la prima volta che sento dire che a Lily piace il calcio. Beh, devo andare al lavoro. Tesoro, puoi aiutarmi più tardi al negozio? Aiutarti? Oh, mi sento male. Magari un'altra volta. Ho capito, niente di nuovo. Che falso. Mamma, e io? Sì, Lily, ci vediamo? È venuto qualcuno? Perché stiamo aspettando ospiti? Strano, vediamo. Oh, ciao, Amber. Wade! Che ci fai tu qui, Wade? Non ti abbiamo invitato. Ha una bella faccia tosta. Ma che... La mia presenza qui è del tutto legale. Ma che significa? Lo vedrai tu stessa. Oggi è la festa del papà. Cosa? Oh, è vero. Che gioia. Beh, allora puoi entrare. Grazie. Oh, questi uomini. Sono tutti problematici. Papà, sei tu! E non sono qui a mani vuote. Sorpresa! Questo è per te, cara. Grazie. Ciao. Claude. Beh, sarà divertente. Bene, è ora di prepararsi per una nuova giornata lavorativa. Oh, abbiamo finito le palle di fuoco. Peccato, dovrei farne di nuove. Oh, questi mattoni sono pesanti. Ho chiesto tante volte a Claude di aiutarmi e non l'ha mai fatto. Invece Wade mi ha sempre aiutato. Sono sempre a disposizione, mia scintilla. Farei qualsiasi cosa per te. Ti amo, Wade. Ma è stato tanto tempo fa. È un peccato che le nostre vite siano arrivate a questo punto. Ops! No, non voglio dare fuoco a tutto! Calmati, Amber, riprenditi! Stai mandando a rotoli gli affari, Wade! Io sono un uomo d'affari di prim'ordine, tu invece sei una pessima cuoca, Amber! Davvero? È una bugia! Non ho più bisogno di Wade, me la caverò da sola! Per tutto questo tempo sono stata bravissima senza aiuto e anche stavolta posso farcela da sola! Ho ereditato il negozio di mio padre per un motivo. Conosco la sua ricetta fin dall'infanzia. Le nostre palle sono le migliori, ma a volte mi sento triste a dover fare tutto da sola. Solo che Lily deve ancora studiare e non posso arrendermi. Mi servono i soldi, quindi facciamolo. È aperto? Urrà! Sono la prima della fila! Posso avere quello? Sbrigati, non voglio più aspettare! Sarà divertente. Beh, pensiamo alle valigie. Sì, avanti, passagli la forza! Sento che c'è un gol in arrivo! Avanti, aprilo! Bene, spero che ti piaccia! Hanno esagerato! Nessuno fa una cosa del genere a Claude! Vediamo se a Lily piace! Papà, adoro i tuoi regali! Che stai facendo? Va tutto bene, Lily, calmati! Lasciamo che lo apra, stai a guardare! Deve essere qualcosa di carino! Il mio cespuglio! L'avevo coltivato per tanto tempo! Ti sta bene! Lily, ora puoi prenderlo! Rubare non va bene! Mi hanno incastrato! Beh, se la vedranno con Claude! È fatto su misura! È fantastico! Grazie, papà! Ho sempre voluto questo pallone! Puoi giocare? Mi piacerebbe molto! Ognuno al suo posto! Sono pronta! 3, 2, prendi! Oh, sta diventando pericoloso! Ottimo lancio, ragazza! Non colpire il mio cespuglio! È il mio tesoro! Questo è il miglior regalo del mondo, papà! Ancora questo fumo! Non sono una palma tropicale! Basta così! Prendila! Oh, e che stai facendo? Oh, troppo calda! Ha buttato via la palla!
Lily, tesoro, non te la prendere, te ne comprerò un altro e tu risponderai di quello che hai fatto. Ah, e allora che mi farete? Io la voglio media, io voglio quella rara. Io adoro le palline senza grassi. Ecco qua, tornate presto. Ottimo, le vendite oggi sono andate alla grande. Adoro quelle croccanti, grazie. Il tuo ordine. Urrà! Questo è il mio quinto. Oh, posso averne ancora? Me ne dia uno nero. Una media, per favore. Buon appetito, buon appetito, buon appetito. Tornate ancora. Correte! Non ce la faccio più. Come faceva Wade a farlo in maniera così semplice? Qui abbiamo uno scaffale con prodotti biologici. E la nostra intera gamma è composta solo da ingredienti naturali. Sono speciali. Papà, posso avere una palla? Certo, eccola qui. Non è possibile, questa è in vendita. Solo una. È meglio se ce ne andiamo. Buona giornata. Torneremo presto, oppure no. Stai viziando Lily. Beh, che c'è di male? Tutto! Non era così bravo e non ho bisogno di Wade. Non piangere, mia scintilla. Oh, qualcuno ha fame. Gli scarafaggi impediscono alle piante normali di sonnecchiare. Ma io ho una soluzione. Perfetto! È ora di mettere della legna nel forno, ma dove posso prenderla? Oh, un'idea! Aspetta qui! Conosco un trucco! Hop. Non sapevo potesse farlo! Urrà! Faremo delle polpettine di fuoco! Hanno superato il limite! Aspettate! Dormi, camomilla! E sogni d'oro! Beh, non si sveglierà per un po'. Andiamo a mangiare! Seguimi! Guarda, abbiamo questa e non resta che usare un po' di magia. Non c'è problema, ricordo quello che tu e la mamma mi avete insegnato. E voilà! Hanno un buon profumo. Ne vuoi un po'? Oh, mi piacciono di più quelle liquide. Mangia, mio raggio di sole. Gnammi! Ho mangiato troppo, credo. Sei sicura di essere piena? Un altro po'? Che ne dici? Apri la bocca. No, no, ora è troppo. Ho un'idea migliore. Possiamo giocare con loro. Ottima idea. Sono pronto, passamele. Prendi. Ups. Divertente. E ora prendila tu. Qualcuno ha risvegliato il rabarbaro Kane. Wow. Ops. Hanno perso il senso della misura. Siete finite, prendete questo. Papà, aiuto! Aiuto, qualcuno ci aiuti? Fatto, goditi i tuoi carboni. Grazie. Un attimo, ti darò il resto. Oh no, che cosa ho fatto? Ho bruciato tutti i profitti di oggi. Mi dispiace, niente resto. Non è un mio problema. Ma dove sta andando? Ok, la giornata è finita. Onestamente sono felice che lo sia perché posso rilassarmi. Ma solo dopo aver messo un po' in ordine. Tutto ciò che resta dei soldi finirà nella spazzatura. Tanto lavoro per nulla. Beh, va bene così. Domani sarà un nuovo giorno. Cercherò di tenere duro. Sarebbe stato fantastico andare in vacanza. Che cos'è? Oh, una nostra vecchia foto di famiglia. Sì, ricordo bene quel giorno. Era il compleanno di Lily e... prendiamone un altro! Cheese! Le foto saranno fighissime! Noi tre eravamo così felici! Sapete cosa? È ora di farla finita! Hai finito di giocare, eh? Nessuno osa fare del male a Chloe! Lasciateci andare! Ma che stai facendo, cespuglio? No, niente, era un errore! Esci da casa nostra! Mamma, sono così felice che tu sia qui! E portati via la tua roba! Amber, ci hai salvati! Sei tu ad avermi salvata dalla trappola di Claude! Mi dispiace tanto! Io voglio solo stare con te! Oh, questi adulti! Un attimo, ma che succede? Ho dei nuovi poteri! Tesoro! La nostra famiglia è tornata insieme! La mia nuvoletta! Tale padre, tale figlia, vero tesoro? E io? La mia bambina è finita! Ma Amber, io ti amo! Non ci credo, vattene fuori! Ma sono di nuovo solo! Volevo solo dare una lezione a Wade e Lily! Non avevo intenzione di fare loro del male, beh, forse solo un po'. E se Amber cambiasse idea? Mia figlia! Stiamo aspettando! Ok, ok, me ne vado. Ma non è finita qui. Ti pentirai di avermi cacciato. Lo vedrai. Tornerà! Sp-
Fortunato in amore, fortunato nel rubare. In realtà c'è un'altra signora. Quando Cloud Tessa vedrà la mia preda, non resisterà al mio fascino. Mi servirà questo e userò questo al posto della vite. Rapinerò un altro paio di case e poi andrò a trovare Tessa. Wow, jackpot! Questo portatile illuminato ora è mio! Ma andiamo avanti! Sembrano ospiti inattesi, attento, Brian! Oh, non c'è nessuno qui! Wow, c'è un bel po' di roba da prendere questo Natale! Oh, i padroni di casa sono così sbadati! In mezzo alla frenesia delle feste raccatterò un bel bottino! Mamma, chiunque aiuto! Un colpo di fortuna, questo libro è utile, mi servirà per alimentare il camino. Controlliamo le altre stanze. Ops, non c'è bisogno di entrare, è ora di uscire. Aspetta, cos'è quella spugna? Se solo passa di qui. È enorme! Posso usarla come sacco da box. Gancio, 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 gancio. Oh, signore, per favore, basta! Non c'è più bisogno di andare in palestra, la porterò con me e mi allenerò da casa. Accidenti, ha preso anche il piccolo Brian! Ti senti meglio? Sembra di sì. Beh, occupiamoci dell'altro figliolo, era ora. No, non andatevi, ho paura di rimanere sola. Oh, Scintillina, ma sei a casa. Ho un'idea. Guarda che bel giocattolo, è per te, non essere triste. Wow, mi piace, papà! Fantastico, puoi giocarci sotto l'albero! Sembra proprio il mio amato fratellino! Già mi manca! Beh, Lily sta bene, andiamo a controllare Brian! Il mio oceano! Il mio fuoco! Oh no, è troppo silenzioso! Lo scaffale dei giocattoli è vuoto, il letto è fatto! Dov'è Brian? Che strane queste urla! Devo andare a controllare! Forse è successo qualcosa! Forse sta solo giocando a nascondino! Guardiamoci intorno con attenzione! No, qui non c'è! Allora forse è sotto il letto, di sicuro! Tesoro, vieni fuori! Niente, ma dove sarà? Controlliamo ogni angolo! No! Aspetta! Amber! Cosa? È lì! Chiamiamo la polizia! Non c'è niente di meglio che fare un pisolino a mezzogiorno! Non rispondono! Non servirà a nulla! Ce la faremo! Ops! Farò finta di giocare vicino all'albero! La 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 la! Com'è divertente qui! Oh, come faremo a dirle? Cosa? Il tuo fratellino è sparito, la nostra piccola goccia Brian non si trova! Oh, questo? È un vero disastro! Tesoro, non piangere! Troveremo il tuo fratellino, te lo promettiamo! No! Spero che questo simpaticone ti tiri su di morale! Grazie, mamma! Tesoro, resta qui! Non muoverti! Noi andremo a cercare Brian! E non aprire la porta a nessuno! Oh, è andata! Spero che non la trovino, quella gocciolina birichina! La mia gola è secca! L'acqua è finita nel momento peggiore! Oh, il mio amore è tornato da lavoro! Cosa avrà portato questa volta? Ciao! Cos'è questo? Wow. Ti piace? Oh, che strano suono! Ma che diavolo hai portato? Adesso ci penso io! Strizziamola bene! Esci da qui! Non importa chi sei! Ehi, ragazzo, stai bene? Ops, ho capito! Hai portato il figlio di qualcun altro! Ma come è potuto accadere? Da dove vieni tutto bagnato? Brian sembra spaventato! Ok, piccolo, non avere paura! Non ti faremo del male! Condivideremo un po' di goccette, d'accordo? Avanti, dammi un po' di umidità, per favore! Wow, che abilità! Grazie, caro! Mi hai aiutato, amico! Non è niente! Ragazzo, hai talento! Sciacqua il bicchiere, caro! Voglio farti un regalo, piccolino! Ti piace giocare con la palla? Guarda qui, ne hai mai avuto una prima d'ora? Sì, la adoro! Giocare con la palla è un bel modo per passare il tempo! Ops, non arrabbiarti! Non volevo!
È ora di rubare? Allora, piccolo mio, ho visto che hai delle abilità e a me serve un complice. Che ne dici, Nuvoletta? Oh, stai pensando bene, caro. Questa goccia sarà un ottimo partner. Allora ci stai. Rubare è sbagliato. A quale bussiamo? Forse a quella con la corona. Sì, bussiamo. Buona giornata, eh? Per caso ho visto un... Oh! Perché bussate tanto forte? Non avrete regali quest'anno? Ops, non era qui. Proviamo quest'altra porta. Oh, sembra che abbiamo fatto un altro pasticcio. Che vita! Ho bisogno di una carota vera, non di queste sciocchezze di peluche. Ops! No, proviamo quella. La porta numero 3. Ottima idea. C'è qualcuno? Oh, è silenzioso, strano. Guarda, è quella roba che abbiamo trovato nella stanza dei bambini. Apriamo. Allora entreremo. Qual è il problema? Non ci sono code qui. Figlio, ti abbiamo trovato! Oh, ho già dei genitori! Mamma! Finalmente sei tornato con noi, piccola goccetta! Che ci fa qui la tua spugna? Oh, ci sono anche tutti i tuoi giocattoli! Occupiamoci di loro! Oh, erba cattiva, prendi questo! Basta, non lo farò più! Wow, guardate quanto verde è cresciuto sulla testa di Claude! E ora lo legherò! Tu sarai il nostro albero di Natale! Fermatevi! Non fare tutto questo rumore! Caro Brian, vai a casa! Beh, che giornatina! Almeno hanno lasciato qui i giocattoli! Ti sbagli, carina! Oh, che ragazzaccio maleducato! È molto triste senza il mio fratellino! La stanza è così vuota! Nessuno con cui discutere, nessuno da prendere in giro! Oh. Ricordo che Brian russava in modo strano nel sonno! La mia vita un tempo era vivace e vibrante, ora è malinconica. E com'era divertente fargli degli scherzi. Il mio piccolo fratellino sciocco mi manca. Se solo potessi ritrovarlo. Oh, sta arrivando qualcuno. Spero siano i nostri genitori. Wow, il mio desiderio si è avverato. Ti consiglio di rigare dritto, ragazzo verde. Meglio se mi consegni alla polizia. Che tipo sgradevole. Oh, Brian. Ciao. Oh, vieni qua, mi sei mancato! Stai indietro, conosco i tuoi trucchetti! Perdonami, non ti prenderò più in giro, ti faccio una promessa infuocata! D'accordo, pace! Fratello! È così bello essere di nuovo insieme! Questo albero è ancora più bello di quello vecchio, giù le mani dai miei rami! Albero parlante! Chissà che c'è dentro il mio regalo! Spero sia una pistola d'acqua! Nonostante tutte le nostre avventure, questo è il miglior Natale della nostra vita. Sono d'accordo, Scintilla, guarda come vanno d'accordo. Beh, vogliamo spacchettare un paio di regali? Perché non ho svaligiato Babbo Natale o il pupazzo di neve? E che questa fiaba invernale possa allietare i tuoi sogni. Buonanotte, carboncina. Stanno dormendo. Shh, non svegliamoli. Oh, lasciamoli riposare. Ah, finalmente se ne sono andati. Mentre Lily dorme profondamente, suo fratello sta per farle uno scherzo. Prendi un po' d'acqua. Oh, oh, devo andare. Brian, ora ti faccio vedere io. Come se avessi paura. Prendi questa palla di fuoco, caro. Oh, no! Mamma! Un altro pezzo, yummy. Mamma! Sono i bambini, litigano di nuovo? Oh, ok, torno subito. Ti aspetto. Allora, che succede qui? Mi ha versato dell'acqua addosso, mamma, aiuto! Ah, siamo alle solite. Wade! Oh, arrivo, cara. Lily lo sta facendo di nuovo. Il fuoco non è un giocattolo per bambini, spegniamolo! Ma papà, la colpa è la sua! Basta, sei in punizione. Povero piccolo, sei spaventato. Non lo farà più, te lo prometto. Una settimana, no, anzi un mese senza dolci. Vieni qui, vuoi un po' di cioccolato? Domani ti compro un monopattino. Hai sentito? Cosa? Non è giusto. Chiamaci se ti maltratta di nuovo. Sogni d'oro. Ah, guarda com'è carino. Mi vendicherò. Dormi. Ok, ok, sono già sotto le coperte. Buonanotte. Sbrigati, i dolcetti ti aspettano. Oh, un mese senza dolci è così crudele. Ops. Ehi, Brian.
Brian, c'è un incendio, svegliati! Lasciami in pace, sta dormendo. Alzati, guarda, è pieno di fiamme! Ehi, alzati! Perché l'hai lanciato? Guarda, guarda qui! Nebbia! Balli bene! Grazie anche tu! Genitori, venite subito! Ancora? Che è successo di nuovo? Sta bruciando tutto, Lily! Non volevo, poteva succedere a chiunque! Quando la smetterai di comportarti così male? Sei solo un problema! Ma io non volevo! Silenzio! Come vuoi? Le cose si mettono male? Non avete bisogno di me! Non ci vedremo mai più! Ciao ciao! A quanto pare abbiamo esagerato! Lily, no! Questo è tutto ciò che resta di lei! La mia piccola stellina, la nostra cara scintilla! Finalmente se n'è andata! Ora tutti i giocattoli saranno miei! Ha preso fuoco da sola! C'è qualcuno in casa! Nonna, ci sei? Ciao nipotina, la nonna ha sentito la tua mancanza! Non piangere piccola! Wow, che bel fuocherello! È ora di fare un barbecue! Ha un profumo delizioso! Serviti pure! Gnammi gnammi! Non dovevamo urlarle contro! Dov'è il mio telefono di fuoco? Eccolo, pronto! La nostra bambina è scappata! Oh, ci penso io, arrivo! Buon pomeriggio, il sergente Andrew è al vostro servizio! Oh, gente, nostra figlia! Ci aiuti a trovarla! Togliti di mezzo, lasciami lavorare! Nessuna traccia della bambina, sicuramente qui non c'è! Vediamo! Ah, cosa ha colpito? In realtà dovrebbe andare da quella parte, sì, certo! Ci sono prove? No, non ho ancora trovato nulla! Liberate l'area! Ah, impronte come previsto! E portano qui! Carbone! Qualcosa stava bruciando qui! O qualcuno! Questo è un indizio! Mettiamolo nella busta sigillata! Ah! Qua le impronte continuano! Ancora carbone! Interessante! Questa è la scena del crimine! Scatterò un paio di foto per ricordare! Fatto! Uno scatto così bello che lo farò vedere ai miei colleghi! Altre impronte! Forse la bambina si sta nascondendo! Dove sei? Oh! Chi c'è lì? Vieni fuori, te lo ordino! Mamma! Stai bene? Ho risolto il caso! Ecco tuo figlio! Tutto inutile! Hai solo spaventato il nostro bambino! Piccolo, calmati! Un lavoro fantastico! Ti sei impegnato molto, ora però vattene! Vai! Ti rimbocco le coperte, chiudi gli occhi e cerca di dormire un po'. Forse dovremmo chiamare un sensitivo. Beh, pronto, il nostro bambino è scomparso. Oh, se solo servisse a qualcosa. Arrivo! Prego, faccia come se fossi a casa sua. Vedo che tuo figlio è scomparso. Incredibile, come fai a saperlo? Riesci a vederla? Lo sento proprio all'interno del mio cristallo, ora basterà seguirlo. Fantastico, ma questa è vera magia. Fate silenzio. Solo un secondo. Guarda, il pendolo punta verso la porta. Lasciatemi in pace. Eccolo qua. Tutto grazie agli spiriti. Pensi anche tu che voglia ingannarci? Ora dovresti andare. Ma mi pagherete? Nei tuoi sogni. Addio. Povera Lily. Cerchiamola noi, che ne dici? E io? Vi siete dimenticati di me? Brian, tesoro, promettici che non farai il birichino. Mamma e papà hanno delle cose da fare, ma torneremo presto, ok? Ciao mamma, ciao papà. Salterò sul letto per tutto il giorno. E poi, ma certo, mangerò tutti i dolci della scorta di papà. Ciao, nostra figlia è scomparsa, l'avete vista? No, non abbiamo tempo. Sono tutti così impegnati, riproviamo. Buon pomeriggio. Ancora pubblicità? Che schifo, non la voglio. Ma questo non è spam. Va bene. Spero che non ci buttino fuori. C'è qualcuno in casa? Cerchiamo nostra figlia, è scappata. Bussa di nuovo.
Sembra non ci sia nessuno. Andiamo. Ci sono 40 appartamenti ancora. Nuovi rifiuti tutti i giorni, questi giovani. Non hanno mai buone maniere. Un attimo, questa è mia nipote. La troverò. E adesso che faccio? Magari posso rompere un paio di giocattoli, ma certo. Che bello, ce ne sono tanti. Facciamo una battaglia di Pokémon. No, Pikachu, sei troppo noioso. E anche tu. Forti, è SpongeBob. Buon pomeriggio, signore. Vuoi combattere un po'? Ma non in faccia. Che noia. E questo è quanto? Non ci credo. Ma che cos'è? Una scatola misteriosa di segreti? E se all'interno ci fosse una pistola portale? O una mappa del tesoro? O una pozione di invisibilità? A mia sorella piace un ragazzo! Ma chi è? A mio fratello per il suo compleanno! Oh no! Cosa ho fatto? Questo spuntino alla braccia era delizioso! Ho fatto del mio meglio! Ehi! Nostra nipote è scomparsa! Oh, ciao! È da tanto che non ci vediamo, nonno! Wow, non così forte, ragazza! Lo prendo io! Ma qual è il problema? Signorina, non puoi scappare di casa! Non hai pensato ai tuoi genitori? Pensate sia facile vivere con loro? Ascoltate! Ragazza insopportabile, sei un problema! Evviva, finalmente se n'è andata! Incredibile! Povera ragazza, hai sofferto tanto! E non mi ha permesso mangiare dolci! Nonno, calmati! Oh, ma come fai? No, non ci riesco. È molto semplice, tesoro. Guarda qua. Ok. Oh, la nonna ti insegnerà qualche trucchetto. Siete così divertenti. Ci prenderai la mano. Questa città è enorme. Sei pronta? Figlia! Sento una voce. Oh, è solo un eco. Non la troveremo mai. Spero che sia sana e salva. Oh, non la sgrideremo più. Ma Lily continuava a dare fuoco alla stanza e lo ricordo bene. Quando siamo tornati a casa dal lavoro, la casa bruciava di nuovo. Che carina però, guarda. Mamma, papà, devo dirvi una cosa. Oh, è tutta colpa mia, è scappata per colpa mia. Che significa? Beh, volevo solo farle uno scherzo. Prendi un po' d'acqua. Brian! Oh, ve la prenderete con me? Giovanotto, sei in punizione. Forse è con i nonni? Perché non ci abbiamo pensato? Sbrighiamoci a riportarla indietro. Ehi, ma dove andate? E io? Oh, l'abbiamo trovata! Vieni dalla mamma! Non verrà! Non toccare questa bambina! Perdonaci, non lo faremo mai più! Lo giuriamo! Non vi credo! La ragazza vivrà con noi! Sì, andate via, non siete i benvenuti! Ah sì? Abbiamo provato con le buone, ma abbiamo perso la pazienza! Ehi, lei non andrà da nessuna parte! Lasciatemi in pace! Ecco fatto, è scomparsa di nuovo, è tutta colpa tua! Un attimo! Non così in fretta! Sono così annoiato, nessuno mi lancia le palle di fuoco. Ehi, nano! Oh, sei tornata! Questo biglietto era per me. Posso abbracciarti? Assolutamente sì. Siamo in ritardo, ma non litigano nemmeno. Che bello! Oh, i nostri angioletti. Questo è un casino. Raccogliete subito i vostri giocattoli. Sì, mamma, ci penso io. Hai toccato le mie cose? Va bene, questa volta ti perdono, lascia che ti aiuti. Non succederà più, lo giuro. Oh, abbiamo quasi fatto. Oh, ecco la mia scatola dei segreti, la metto qui. Basta con gli scherzi. Guardate, li erano così piccolini. Non riconoscete nessuno? Questo sono io. Tale padre, tale figlio, Amber. Ops, volevo solo giocare. Esci dalla stanza. Ma perché? Per colpa tua il bambino è stato in pericolo, vai. Non è giusto! Non l'ho fatto apposta! Loro pensano solo a Wade! Beh, come vogliono! Ah, ma noi dobbiamo proteggerlo! Non volevo fargli male! Non l'ho fatto apposta! È che sono elementali! Oh, ho rovinato il cuscino nuovo! La mamma si arrabbierà molto! È meglio nasconderlo! Nel frattempo spero che nessuno lo veda!
Amber, tesorino nostro, possiamo entrare? Eccoti qui. Non essere triste, Wade è ancora piccolo. Esatto. È bollente. Mi dimentico sempre di mettere il guanto. Molto meglio. Il problema è che potresti spegnere Wade con il tuo calore, quindi è troppo presto per giocare insieme. Che bambino irrequieto. Si è svegliato di nuovo. Ehi, aspettate, e noi? Passano tutto il tempo con lui. Beh, il nostro Wade ha un bel caratterino. Non piangere, tesorino. Mamma, papà, venite! Shh, silenzio! Dormi, Wade. A loro non importa di me. Non hanno alcun bisogno di me. E che dovrei farmene di genitori che mi rimprovano e ignorano completamente? Si preoccupano solo dell'acqua e si dimenticano del fuoco. Ne ho abbastanza. È il momento di fare qualcosa. Questo vestito è perfetto. Oh, sembra che la piccola scintilla stia combinando qualcosa. Non resterò in questa casa. In realtà non voglio restarci. Troverò dei nuovi genitori che si prendano cura di me. Basta! Wow! Amber e Wade non saranno certo contenti della decisione di questa scintilla. Ma la figlia sembra fare sul serio. Mamma e papà hanno un nuovo bambino. Quindi io avrò una nuova mamma e un nuovo papà. Ora mi vestirò e andrò. Auguratemi buona fortuna. Da dove posso iniziare? Amber, tesoro, riscalda l'acqua. È importante non esagerare, altrimenti rischiamo di avere l'acqua bollente. Fatto. Ora bevi un sorso, tesoro. Che vi avevo detto, hanno bisogno solo di Wade. E io non appartengo più a questa famiglia. Pensavo mi volessero bene. Ma a quanto pare nei loro cuori non c'è più spazio per me. C'è solo spazio per quella pozzanghera. Addio, mamma e papà. Mi ricorderò sempre di voi. Ma cos'è stato? Non lo so. Sto cercando nuovi genitori. Non sono pronto. Non fa per me. Mamma, papà, dove siete? Sembra che il fuoco si sia spento. Non avrei mai pensato che fosse così difficile trovare dei genitori. Nessuno mi vuole. Oh, che male. Calmati. Scusate. Che è successo, bambina? Stai cercando nuovi genitori, eh? Sei adorabile, davvero. Vivrai con noi, d'accordo? Finalmente ho avuto un po' di fortuna. Prendiamo la sua valigia, andiamo, scintilla. E tu tieni il passo. 11, 12 e ce n'è un altro laggiù. Sono tutte le sue lacrime. E conducono verso l'uscita. Oh no, Amber, tesoro! Non c'è. Tutto questo non mi piace. Controlliamo la sua stanza. Sbrigati, Wade! Amber, ci sei? Io guardo da questa parte, tu guarda lì. Ho capito. Tutti i suoi giocattoli sono qui. Amber, ci sei? Nessuna traccia, ho cercato dappertutto. Oh, tesoro, guarda! Cosa? Gli scaffali dei suoi vestiti sono vuoti. È vero, non è rimasto neanche un maglione. Non può essere, se n'è andata. Oh, andiamo! Forza, dobbiamo andare a cercarla. Dobbiamo salvare lei e la nostra famiglia, hai ragione. Oh, il nostro piccolo fuoco. Ma chi rimarrà con Wade? Risolviamo questo problema con un metodo certo. Ci sto. Sasso, carta, forbici, carta! Ok, vado a cercarla. Allora vai, tesoro. Un minuto. Riporta a casa nostra figlia. Io credo in te. Buona fortuna. Anche a me servirà un po' di fortuna con il nostro lunatico Wade, vero amico? Senza un marito sarà difficile gestirlo. Ma rafforzeremo la protezione e andrà tutto alla grande. Non piangere, ragazzo mio, papà tornerà presto. Beh, ha funzionato, anche se non per molto. Forse devo rischiare. Vuoi che ti abbracci? Vieni dalla mamma, tesoro. Oh, ops! No, è troppo pericoloso per entrambi. Che posso fare? Ho un'idea. Proverò ad accendere il condizionatore d'aria. Ora la stanza sarà fresca e il bambino non bollirà per il mio tocco. Oh, che freddo! Veramente troppo freddo. Ho reso mio figlio un cubetto di ghiaccio. Devo spegnerlo. E ora devo scioglierlo. Mi dispiace, piccolo. Almeno ora però posso tenerti in braccio. Anche se non per molto. Essere la madre focosa di un elemento d'acqua è più difficile di quanto pensassi. Abbiamo bisogno di un piano. Credo di averlo trovato. Bene, ora il mio calore non ti farà più del male. Oh, ma cosa è stato? Ah, finalmente ho trovato il modo.
E ora niente più lacrime. Allora giochiamo. Che ne dici? Cucù, ragazzo mio. Aggiungiamo qualche effetto speciale. Ti stai divertendo, mia goccia di rugiada? Continuiamo a giocare. Dove sei, tesoro? Amber! Oh, vedo dei carboni. Devo guardare meglio. Queste sono le sue lacrime e conducono proprio in quella direzione. Ti troverò, mia scintilla. Spero che tu sia al sicuro. Oh no, le impronte sono sparite. Dove saranno andate a finire? È così arioso e divertente qui. Che sta succedendo? Ti stai comportando male. In questo caso dovrò punirti un po'. Presa. E ora rifletti sul tuo comportamento. Fammi uscire, per favore. È il momento di pranzare. Oh, il mio fertilizzante preferito è l'acqua. Buon appetito, dov'è il nostro fuoco? Amber, è ora di mangiare un boccone. Dan, ma dov'è Amber? Non lo so. Strano. Amber? Mamma? Non possiamo lasciarla affamata. Aspetta, perché sento odore di bruciato? Amber, eccoti! Ma come sei finita lì dentro? È stato lui! Dan! Beh, forse ho esagerato un po'. Ho preparato le mie specialità. Devi essere affamata, serviti pure. Sta morendo di fame. Ah, l'acqua è fredda e triste. Raggio di sole, puoi scaldare il mio piatto d'acqua? Nessun problema, ci penso io, fatto. Grazie, figliola. Perfetto. Adoro l'acqua calda. A me piace il freddo. Oh, Tessa, questo è per te, tesoro. Grazie, amore. Oh, oh, questo non va bene. Stai bene? Il mio cespuglio! Tieni duro, papà, ti salvo io! Sembra che il nostro piccolo fuoco sia in difficoltà. Nella nuova famiglia niente è come nella famiglia di prima. Questo è troppo, vattene! Tesoro, ma dove può andare? Non mi importa, il suo posto non è qui. Papà Dan ha ragione. Vuoi per caso che bruci tutti i miei fiori? Dovrà cercare un'altra famiglia. Devo decidere da che parte andare. Un attimo, conosco questo fumo. È il fumo di Amber. La mia scintilla, ti ha trovata. Papà, mi sei mancato tanto. Mia piccola luce. Oh, siamo stati un po' incauti ad abbracciarci, ma va bene così, voleremo a casa. Ok, Wade, abbiamo giocato abbastanza. È ora di andare a dormire, va bene, vieni qui. No. Sei così vivace, mio caro, ma devi riposare. Voglio giocare ancora! Capisco, non riesco a prenderlo. A cos'altro possiamo giocare? Ho un'idea e penso che sia geniale. Guarda un po'. Strofino un po' di sapone sulla spugna e voilà! Avremo un nuvole di bolle e sapone. Ti piace, mio piccolo bambino? Sogni d'oro, tesoro. Ora ti metterò a letto. Oh, spero di riuscirci. Oh. Aspetta, cos'è quello? Non sembra fumo. Siamo a casa, tesoro, guarda chi ha trovato. Mamma! Oh, mia piccola scintilla, ero così preoccupata. Voglio abbracciare mio fratello, farò attenzione. Hai visto? Va tutto bene, nessuna reazione. What? Ma cosa? Com'è possibile? A quanto pare a me è permesso toccarlo. Incredibile, Wade, amore mio, vieni qui. Pensi che sia sicuro? Ok, allora abbracciamoci, eccomi. Ora la nostra famiglia è di nuovo insieme. Mamma, papà, ma voi come vi siete conosciuti? Oh, questa è davvero una bella storia. Non posso credere che vi abbiano fatto questo. Non è colpa mia se ho una natura così focosa. Perché tutti odiano il fuoco? Che bella giornata. Non per tutti, a quanto pare. Non parlerò mai più con terra. A quanto pare ha bisogno d'aiuto, poverina. Ed è così bella. Quei brutti bulli. Che hai da guardare? Va bene, Wade. Forse è solo un po' nervosa. Bene, sono qui. Oh, gli piaccio. Io sono Wade, e tu? Cosa vuoi da me? Voglio solo che una ragazza così bella non pianga. Oh, oh, non sono bravo a fare il giocoliere. Sei esilarante. E da allora non ci siamo mai separati. Ora basta con le storie o farò tardi al lavoro. Buona giornata! Divertitevi! Oh, ci divertiremo! Abbiamo un sacco di trucchetti da provare! Il mio negozio mi permetterà di comprare dei materiali.
Quando arriveranno i clienti, nessuno ha bisogno di carbone o di fiammiferi e fuochi d'artificio per una festa. Ma dove sono tutti? Sto iniziando a perdere le staffe! Non si può scherzare con la mia natura esplosiva. Lascerò andare le emozioni negative. Oh, vattene! Ciao! Metti un like, così potrò vendere qualcosa e comprare dei materiali. Fantastico, grazie! Oh, ehi, smettila, Amber! Sì? Hai un aspetto fantastico! Come va, Claude? Vuoi del carbone? Sono innamorato! Accetta questo modesto dono. Non mi serve, ma è dal profondo del mio cuore! Oh oh, ci aspetta una battaglia elementale!